Inizia da Teramo Magico Abruzzo, il nuovo appuntamento di TV6 dedicato alla storia, alle tradizioni, alla cultura e all'enogastronomia di questa splendida regione. Ci troviamo in piazza Martiri della Libertà e da qui raggiungiamo Contrada Costa e Sant'Agostino per scoprire insieme a voi una cucina che unisce innovazione e tradizione al ristorante La Perla Nera. Restate con noi! Incontriamo Massimiliano Cacciatore, titolare del ristorante La Perla Nera di Teramo. Ci troviamo in un ambiente, in un paesaggio incontaminato, alle pendici del Gran Sasso d'Abruzzo. Teramo, una città ricca di arte, storia, cultura, tradizioni, ma soprattutto enogastronomia, vero Massimiliano? Sì, sicuramente l'enogastronomia teramana, ma dell'Abruzzo in genere, sappiamo tutti che è riconosciuta in tutta Italia, in tutta Europa, ma forse addirittura in tutto il mondo. Siamo a Teramo, una città che si trova nella parte dell'Abruzzo settentrionale, alle pendici del Gran Sasso, e si estende fino al mare, con una vegetazione che ci dà degli ottimi prodotti. Infatti, un polmone verde. È un polmone verde, soprattutto la vegetazione è incentrata su olive e viti. E quindi vino e olio sono delle eccellenze teramane, ma probabilmente abruzzesi. Ecco, una cucina tradizionale molto gustosa, particolare, ma basata soprattutto su piatti di carne. Facciamo qualche esempio: le scrippelle, la chitarra e molto altro. Qui però si è deciso di scommettere sul pesce. Perché? Perché Teramo in particolare sicuramente è riconosciuta per la chitarra alla teramana, il timballo, le scrippelle, le virtù, che è un piatto unico che nessuno ci può copiare perché si fa solo a Teramo. Cosa consiste? Le virtù è un piatto che si fa solo ed esclusivamente il primo di maggio, è un piatto che viene tramandato dalle nostre nonne, perché tanti anni fa, quando non c'erano ancora i frigo e i congelatori, ma c'erano le amadie, quindi il primo di maggio tutto quello che rimaneva nelle amadie, quindi le scorte dell'inverno, e in più unite a quello che si trovava in quel periodo, quindi tutte le verdure del momento, il primo di maggio, giorno di festa, si univa tutto in un, chiamiamolo minestrone, passatemi il termine, ma in realtà così non è, perché la virtù è una pietanza dove c'è una preparazione dietro veramente lunga e infinita, perché ci sono tantissimi tipi di verdure, tantissimi tipi di legumi, e ognuno di essi va cotto separatamente. E insomma, sono veramente le eccellenze della cucina teramana. Ed eccoci in cucina. Massimiliano, voi proponete una lunga carrellata di piatti? Sì, il nostro menù è ricco e vario, e sinceramente non trovate mai la stessa cosa, perché per ovvie ragioni di pescato il menù viene variato veramente, non dico quotidianamente, ma ogni 2-3 giorni, perché è chiaro che l'approvvigionamento non è sempre, non trovi sempre la stessa cosa. Un'attenta selezione delle materie prime. Esatto, sì, nel linguaggio giornalistico, attenta selezione delle materie prime. Bene, oggi proprio per esigenze televisive andremo a proporre 3 piatti. Di cosa si tratta? Oggi presentiamo un nostro antipastino caldo, che praticamente non è altro che una cremina di patate e zafferano con dei crostacei sgusciati. Faremo lo gnocco di patata viola con del datterino giallo e il baccalà. E poi presenteremo, sempre per restare, questa è l'innovazione, per restare nella tradizione, una rana pescatrice in guazzetto.
e siamo in compagnia dello chef del ristorante La Perla Nera di Teramo, Luca Paolone. Allora andremo a preparare tre piatti di una ricca carrellata. L'antipasto in pratica comprende una crema di patate chiamata parmentier, cioè il nome viene dal taglio della patata, cioè praticamente il taglio delle verdure. Parmentier è un taglio fatto 2 cm quadri. La patata praticamente viene cotta in una casseruola con una base di sedano, carota, cipolla e portata a cottura con del brodo vegetale. A fine cottura praticamente la patata viene frullata. Per l'occasione ho aggiunto dello zafferano per renderla più colorata. Su questa crema di patate andiamo a servire 2 o 3 mazzancolle dell'Adriatico con delle cozze sgusciate. Il piatto viene guarnito con una crema di peperoni. Il primo piatto è composto da gnocchi di patate viola. La patata viola è una patata particolare prodotta da Avezzano. Praticamente non ha nessun tipo di colorante, nasce proprio dalla terra, viola, esce viola. La buccia è violacea e l'interno è un viola acceso. Poi viene bollita, pelata, schiacciata, impastata con della farina e poi vengono prodotti gli gnocchi a mano naturalmente. La salsa è fatta con un soffritto di sedano, carota e cipolla, e del baccalà già che ho già tagliato qui dietro e dei datterini gialli già cotti in casseruola a bassa temperatura. Il secondo piatto invece è un piatto classico, farò una rana pescatrice in guazzetto con una base di peperone, aglio e prezzemolo, vongole e cozze, semplice semplice. La procedura del secondo invece sembra una base di aglio, uno spicchio d'aglio, peperone e prezzemolo soffritti, aggiungerò un po' di sale insieme alla rana pescatrice, quasi a cottura ultimata le cozze e le vongole. Massimiliano, una cucina, quella teramana, basata soprattutto su piatti di carne, facciamo qualche esempio, la chitarra, le scrippelle, qui invece si è deciso di scommettere proprio sul pesce. Perché? Qui abbiamo deciso di scommettere sul pesce per un semplice motivo, perché comunque per noi teramani, fortunatamente, ancora sono le nostre nonne e le nostre mamme che ci fanno la chitarra, le virtù del primo di maggio, che è l'eccellenza della cucina teramana. Qui abbiamo puntato sul pesce, ma ovviamente perché? Perché quando la nostra famiglia ha acquistato questo locale trentennale, ha sempre fatto pesce, quindi abbiamo voluto dare un seguito a questa tradizione. È chiaro che oggi, dopo 30 anni, la cucina è rivista, ma questo non esclude che qui non continuiamo a seguire le tradizioni, perché dai piatti classici della nostra cucina che ci arrivano dal mare, noi come in tutti i ristoranti ci mettiamo del nostro e cerchiamo ogni giorno di creare degli abbinamenti e dei piatti più unici e diversi rispetto a quella la cucina tradizionale. Dunque un binomio vincente, tradizione e innovazione. Ma credo proprio di sì, perché oggi viviamo in un'era dove il cliente, quando arriva seduto al nostro tavolo, probabilmente è più acculturato di te, quindi pretende, richiede magari anche qualcosa di diverso dal solito piatto, solita tradizione, però deve essere fondamentalmente innanzitutto buono, magari ben decorato, e che non sia troppo, troppo estroso, ecco, magari questo. Bene, allora non ci... Bene Massimiliano, i piatti sono pronti, non ci resta che degustare. Sicuramente sì, dopo tanta fatica e dopo aver fatto questo viaggio all'interno della cucina del Perla Nera, vi aspettiamo qui a Teramo.